Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Letteralmente questa tipologia di video è diventata ormai una routine sul mio canale YouTube. Infatti credo proprio che questa sarà la terza volta di fila che registro questo video. Inutile dirlo, però lo dico comunque, questo sarà il vlog del mio ultimo giorno di scuola di quarta superiore questa volta. Che dire ragazzi, a parte il fatto che io e voi stiamo letteralmente crescendo insieme, cioè io è dalla seconda superiore che ho iniziato a fare i vlog sulla scuola, comunque sulla mia vita qua su YouTube, e adesso sono in quarta superiore, cioè ho quasi finito le superiori. Poi seconda cosa, soprattutto ragazzi, io ho finito la quarta superiore, cioè non so se ci rendiamo conto, ma io l'anno prossimo sono in quinta e ho finito la scuola. Giuro, cioè non mi sembra vero, il tempo veramente vola. Vola, ve lo giuro. Come penso che si sia appunto capito, in questo video vi porterò con me nel mio ultimo giorno di scuola e vi vloggerò tutta la giornata di domani. Domani appunto sarà venerdì 7 giugno, mentre adesso che sto registrando un pochino l'intro del video è il giorno prima, quindi il 6 giugno e è la sera. Prima però di passare al vlog vero e proprio volevo un attimino farvi vedere l'outfit che andrò ad indossare domani, che sarà super super carino. E poi seconda cosa, voglio anche farvi vedere cosa mi porto con me domani a scuola, perché vi porterò una borsetta e vi faccio vedere un po' cosa ci vado a mettere dentro. Per cui passiamo all'outfit check di domani e poi ci aggiorneremo domani, che sarà l'ultimo giorno di scuola, aiuto! Outfit per domani: andrò a mettere degli shorts abbastanza lunghi, larghi, di Bershka, sopra canottierina di Subdued. Solitamente a scuola cerco di non mettere le canottiere, però domani è l'ultimo giorno di scuola e poi farà caldissimo, quindi la metto lo stesso. E poi vado a mettere anche questa collanina con il cuoricino di Brandy Melville. Infine, come scarpe vado a mettere le mie Samba nere. Queste qua sono nuove, le ho prese da poco e ragazzi letteralmente le adoro. Per quanto riguarda la borsa invece mi porto questa qua di H&M, che in realtà l'ho presa un sacco di tempo fa perché mi ricordo di averla usata anche per l'ultimo giorno di seconda superiore, quindi parliamo di 2 anni fa. In realtà dentro ci vado a mettere sempre le solite cose, quindi magari burro cacao, soldi eccetera eccetera, però ci tenevo comunque a farvi vedere 2 cose in particolare che ci vado a mettere dentro perché sono molto carine. Prima di tutto abbiamo la telecamera vintage, io vi giuro che amo scattare le foto con questa qua, me la sono portata anche in stage a Dublino, sono venute delle foto fantastiche. E poi soprattutto mi piace un sacco l'idea tipo delle foto vintage che vengono dopo, perché veramente mi dà proprio l'idea di ricordo. E poi mi porto con me anche il mio diario. Tra l'altro questo qua l'ho iniziato qualche giorno fa e l'ho chiamato My Last Summer as a Minor. Ormai sì, siamo arrivati a quel punto della mia vita in cui tra qualche mese divento un'adulta, aiuto. E questo qua me lo porto perché io l'ultimo giorno di scuola, ho cominciato l'anno scorso a fare questa cosa, me lo faccio firmare, mi faccio scrivere qualche dedica dai miei compagni di classe, compagni di scuola, da professori, e in questo modo comunque rimane un ricordo molto molto carino, cartaceo, che insomma a me sta molto a cuore come cosa. Ovviamente anche la penna non può mancare. Poi piccolo dettaglio, in realtà questo diario non ci sta nella borsa, quindi non so bene come farò, però vabbè, domani si vedrà, io in ogni caso me lo porto, piuttosto lo tengo in mano. In tutto ciò io direi che quindi ci aggiorniamo domani, che sarà effettivamente il mio ultimo giorno di scuola. Bisù bisù. Hello, è l'ultimo giorno di scuola. Io mi sono appunto cambiata, adesso mi vado a truccare. Solitamente mi trucco in camera, però oggi cambio location e sono in bagno. E nel mentre vi racconto un attimino quello che è il programma della giornata, molto brevemente, perché almeno poi quando sarò a scuola a vloggare tutto potrebbe essere un po' caotico, quindi almeno così capite cosa sta succedendo. Come ogni anno, l'ultimo giorno di scuola c'è la lectio brevis, quindi entriamo a scuola alle 8 e usciamo che sono le 10:30, siamo a scuola giusto un paio di orette. E come potete benissimo immaginare, ovviamente non facciamo lezione, molto semplicemente stiamo per esempio in giardino, che ci sono dei tornei o comunque passiamo del tempo insieme tra compagni di scuola. Dopodiché oggi, una volta finita la scuola, siccome finiamo presto, credo che andremo all'inizio semplicemente a farci un giro, mentre poi a pranzo io e delle mie compagne di classe ci siamo organizzate per andare al sushi insieme. Io vi giuro che non vedo l'ora di andare a mangiare sushi e per questo mangio anche un pochino di meno stamattina, così poi ho più spazio nello stomaco per mangiare di più. Per cui questo qua
qua un attimino il programma della giornata, io adesso finisco di truccarmi e ci vediamo a scuola. Last day here, aiuto! Davvero? Mamma mia, come sei abbronzata! Ultimo giorno da compagna di banco, basta, è finita. Ma come è finita? L'anno prossimo? Oh. Siamo le sole in classe per il momento. Fa un caldo? Veramente, oggi fa caldissimo, sono tipo 30 gradi anche se non c'è il sole. Adesso ci facciamo un giretto in bagno. Abbiamo fatto l'appello, adesso stiamo andando in caffetteria. Hello! Hello. In questo momento siamo... Dove siamo? Il giardino della scuola. In questo momento siamo nel giardino della scuola che fanno la partita i ragazzi di quinta e i professori. Questa è tipo una tradizione, si fa ogni anno. Credo che passeremo tutta la mattinata qua così. Merenda offerta dalla scuola, abbiamo l'acqua naturale, una caramellina e poi le patatine. Io adoro tutto ciò. Adesso palesemente ci sarà il momento dediche. Hello, siamo al sushi, finalmente io ho strafame. Non ti guardiamo, va bene, non ti guardiamo. Mi sento in soggezione anche se letteralmente queste persone mi vedono filmare video ogni giorno, però vabbè. Sono qua con Kay, Chiara, Gaia e Viola. E dopo se si vogliono far vedere ve le faccio vedere, ma non credo proprio. Però vi faccio vedere il sushi.